Buonasera a tutti, chi vi parla è ancora Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. E nella seconda parte della trasmissione sapete che leggo praticamente i miei libri e stasera comincerò i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Per tutti quelli che gli interessano un po' dei fenomeni di magia, di attività psi, di obe, fenomeni di premorte, tutto quello che è, da stasera in poi, penso che andremo avanti 2 mesi, 2 mesi e mezzo circa, leggeremo i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Prima di tutto, però, parliamo della conferenza che terrò insieme all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti qui a Radiogamma sabato 30 ottobre 1999 alle ore 17. La conferenza è Stregoneria e Paganesimo Politeista, Stupro e Pederastia. Un titolo molto forte, ma per noi pagani è una cosa centrale. In stregoneria è un elemento centrale perché, come ormai tutti sapranno, in stregoneria l'individuo si costruisce, cioè la vita dell'individuo è un'opportunità di costruirsi. Pertanto, attività di stupro e di pederastia non sono altro che attività estreme, attività drammatiche, attraverso le quali si pongono dei paletti, si tenta di distruggere la possibilità dell'essere umano di costruirsi. Naturalmente esiste tutta un'attività inferiore, prima di arrivare allo stupro e alla pederastia, che ha comunque come scopo la distruzione dell'individuo. E in questa conferenza illustreremo 7 sottoargomenti importanti, cioè la concezione dell'esistenza umana nel cristianesimo o contrapposta alla concezione del paganesimo politeista, il sistema sociale visto dall'essere umano pagano politeista, l'essere umano cristiano oggetto di possesso, l'essere umano pagano politeista soggetto di diritto, pederastia come elemento divino del cristianesimo, stupro come esercizio di possesso nel cristianesimo, la famiglia dei ruoli cristiana contrapposta alla famiglia degli individui del paganesimo politeista, e rimuovere l'orrore cristiano-cattolico per costruire il divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Questi sono i sottoargomenti, diciamo così, che concluderanno, cioè, che tratterò praticamente in conferenza. E dopo di questo ci sarà il dibattito, la presentazione durerà circa 40 minuti circa, dopodiché daremo il via al dibattito come sempre. Il dibattito continuerà finché ci sarà voglia di dibattere e finché io avrò forza e Francesca avremo forza di tenere il dibattito come abbiamo sempre fatto. E naturalmente ricordatevi che il dibattito con un apprendista stregone è un atto di sfida, non è un gioco di parole, non è un tanto per parlare. Detto questo, passiamo ai fenomeni di premorte. Vi ricordo che in questa trasmissione prendo le telefonate soltanto verso la fine della trasmissione, cioè verso le 8, dura circa un'ora. Per cui è inutile neanche che provate a telefonare per ora. Dopo, quando avrò finito di leggere magari i fenomeni di premorte, cioè il pezzo che userò per stasera, attaccherò i telefoni e potrete ricominciare a insultarmi senza nessun problema, insomma. Allora, naturalmente io mi difendo, cioè, non esiste, cioè non ci sono problemi, effettivamente. Allora, i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista è un libro che ho scritto assistendo al primo congresso di fenomeni NDE. Mi sentirete molto parlare in questo libro NDE, che sta per Near Death Experience, adesso non so come si pronuncia esattamente, comunque sarebbe esperienze di premorte scritte in inglese, no? E questo congresso che è stato tenuto dal 16 al 18 maggio del 97 a San Marino ha avuto tutta una serie di relatori, per esempio Robert Morris, che leggerò stasera, che detiene la cattedra di parapsicologia di Edimburgo, Renzo Rossin, che è un psicologo, un tale Giorgio Di Simone, parapsicologo, giornalista, eccetera, Luigi Baima Bollone e Nello Balossino, che sono medicina legale ed elaboratore di immagini, Adolfo Morganti, questo lo conosco anche perché è un criminale del CRIS, dell'Organizzazione Terroristica Cattolica, ed è un psicologo, Piero Cassoli, medico parapsicologo di Bologna,
John Beloff, professore psicologia dell'Università di Edimburgo, Marco Marnielli, medicina e chirurgia generale, Arthur Berger, direttore dell'Istituto Internazionale Studi sulla Morte, Massimo Biondi, medico giornalista e pubblicista, Stefano Beverini, che è un giornalista e scrittore, Meluzzi, che è un chirurgo e psichiatra, Bianchi, che è un medico specialista di anestesia e rianimazione, Galeazzi, che è un chirurgo medicina generale e un cardiologo, Genovesi, che è un endocrinologo psichiatra, tale Paciolla, Aureliano Paciolla, che è un psicologo e teologo della Pontificia Università. Naturalmente tutti questi hanno fatto delle relazioni che vengono commentate, cioè praticamente io con questo libro commento le loro relazioni in base alla stregoneria. Come faccio gli oracoli caldaici in base alla stregoneria, così commento anche le loro relazioni in base alla stregoneria. Naturalmente questo è un convegno che vuole dare una dignità scientifica agli effetti di premorte, alle quelle sensazioni che si sono prima di morire, cioè le sensazioni di vedere immagini, le sensazioni di fluttuare col corpo e tutto il resto, no? E vedremo poi andando avanti cosa significa questo. E vogliono dare un livello scientifico. A me l'aspetto scientifico interessa in parte, però mi interessa l'aspetto della stregoneria. E allora vediamo un attimino, vedremo nel corso della lettura di questo libro come la stregoneria e la scienza hanno un camminare assieme e degli attriti nello stesso tempo. Perché? Perché gli uomini per la stregoneria sono uomini che si costruiscono, le donne sono donne che si costruiscono, non sono adoratori o create di immagine e somiglianza di un dio pazzo. Per cui se è inutile, se io dico dio pazzo, poi dico che padre Pio è un truffatore, se è inutile, cioè se già Dio ve lo dico come pazzo, che non esiste, che il Gesù di Nazareth è un'invenzione, e se è inutile poi mi parlate di padre Pio, della Madonna della Calcutta, Teresa di Calcutta, cioè, è chiaro che sono truffatori, cioè ne va di conseguenza, per cui è inutile che vi stupiate di questo. Bene, per stasera, andando via abbastanza velocemente, faremo il commento della relazione di Morris. Naturalmente alcune relazioni sono commentate di più, altre di meno. Perché? Perché alcune relazioni sono quelle che più intervengono nel discorso della stregoneria, altre relazioni sono meno importanti, cioè nel senso che non aggiungono dati. Quando vi elencherò tutti gli elementi che concorrono al fenomeno di premorte, questi elementi che vi elencherò in alcune relazioni li trovate anche nelle altre relazioni, per cui rischieremo di fare dei doppioni. Allora, questa sera parliamo immediatamente della relazione di Robert Lil Morris. Ricordate, è professore all'unica cattedra europea di Edimburgo di parapsicologia, per cui chiaramente è un cattedratico e lui deve lavorare a livello scientifico sulla parapsicologia, con tutto quello che questo comporta. Vediamo un po' la sua relazione commentata da Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Morris è titolare della cattedra di parapsicologia dell'Università di Edimburgo in Scozia. È l'unica cattedra di parapsicologia nel mondo. Appare evidente la preoccupazione di Morris di non avallare con la sua ufficialità un fenomeno se non dopo aver fatto quanto in suo potere per ridurlo ad un fenomeno spiegabile razionalmente, dopo averne scoperto i meccanismi attraverso i quali si produce. Per Morris la sperimentazione deve essere precisa. Egli deve rendere conto del suo lavoro all'università. Qualora si scoprissero leggerezze o imperfezioni, tutto il lavoro della facoltà verrebbe ridicolizzato. Per questo motivo il suo intervento sperimentale non può uscire dall'ambito del mondo della ragione, nel quale egli riscontra i fenomeni che sono espressione di cose non relative ad elementi del mondo della ragione. Partendo da questa premessa, ecco Morris illustrarci come siano stati scoperti, per esempio, 48 modi per fingere delle apparizioni. 48 trucchi per fingere delle sparizioni. 50 trucchi per produrre delle trasposizioni, 54 trucchi per far credere delle penetrazioni, 46 trucchi
per far credere che un oggetto venga distrutto e poi ricostruito. 13 trucchi per far credere in una levitazione, 16 trucchi per far credere che un oggetto si animi, eccetera, eccetera. Morris ci mette in guardia dei trucchi degli imbonitori. Per noi questo è molto importante. Noi conosciamo l'intento del truffatore, costringere lo spettatore ad aderire acriticamente alla sua messa in scena, costringere lo spettatore a sottomettersi a quanto presenta, magari impedendogli di verificare. Il truffatore usa la messa in scena del trucco attraverso il quale convalidare le proprie affermazioni. Io sono il figlio di Dio, perciò faccio i miracoli. Oppure, siccome faccio i miracoli, voi dovete credere che io sia figlio di Dio e dunque accettare quanto dico. Le sue affermazioni sono false e truffaldine, ma il pubblico non può obiettare in quanto rapito e assoggettato dalla scenografia. Ed ecco come il secondario copre il principale, sviando l'attenzione dello spettatore su ciò che è realmente importante. Così lo spettatore, aderendo alla farsa, perde ciò che è realmente importante, la sua capacità critica attraverso la quale determinare la propria esistenza. Così il divenire degli spettatori viene distrutto, in quanto la loro attenzione è bloccata dalla sceneggiata e la loro vita viene sottomessa ad idee e comportamenti distruttivi. La preoccupazione di serietà e obiettività è la preoccupazione di ogni parapsicologo, serio almeno. Spesso si sono avallati fenomeni normali o trucchi, passandoli per dei fenomeni paranormali, nel desiderio che qualche cosa di extra normale ci sia. Morris ci elenca i principi che guidano il suo lavoro. Primo, considerare la parapsicologia come lo studio di quelli che sembrano nuovi mezzi di comunicazione e interazione fra un organismo e il proprio ambiente. 2. La parapsicologia rappresenta un'area problematica interdisciplinare, non una disciplina. 3. La parapsicologia pone delle domande più che assumere a priori. Si indaga sulle facoltà attribuite a degli individui. 4. Il lavoro si svolge lungo due direttrici. La pseudosi, cioè ciò che sembra ma non è, e l'ipotesi psi, ciò che sembra che sia. Si studia le interferenze realizzate dagli osservatori. Si utilizzano gli strumenti della scienza, compresa la descrizione dettagliata degli eventi, le indagini, studio delle correlazioni, studi sperimentali, eccetera. La ricerca, dice Morris, segue due direttrici. La prima comprende lo studio di ciò che non è medianico, ma sembra tale. Questo per liberare la parapsicologia dall'autoinganno e dall'errore della percezione nel ricordo e nell'attività decisionale umana. Nella struttura messa in piedi c'è un progetto di analisi di un modello, comprendente quei fattori che entrano in gioco nella formazione delle credenze riguardo ai fenomeni medianici, formatisi durante la crescita che negli esseri umani adulti. Oltre a questo, l'equipe di Morris si occupa della psicologia della congiura e dell'inganno deliberato, partendo da scritti relativamente oscuri di maghi professionisti, frodatori e studi sperimentali. Ciò che Morris sembra omettere deliberatamente è l'influsso della costrizione religiosa sui bambini nella predisposizione dell'autoinganno. Morris non ha trattato, speriamo che ciò sia dovuto per non destare polemica, il condizionamento cristiano all'autoinganno. Morris ignora come il mondo sia creato in 7 giorni a colpi di bacchetta magica. L'uomo è fatto col fango, col soffio del Dio. Lazzaro risorgere. Col fango e lo sputo il cieco ci vede. Un ordine e il vento si ferma. Con un'imprecazione si uccide il fico. Pregando si gettano le montagne a mare. La crescita del bambino avviene convincendolo che queste bugie sono vere e poi ci si stupisce se le persone sono pronte a credere nei colpi di bacchetta magica, nei maghi, negli imbonitori, negli indovini.
Ci pensa poi la Chiesa Cattolica ad alimentare la truffa con la menzogna della sindone che spaccia per sacra e miracolosa, al sangue di San Gennaro che si scioglie, alle ampolle d'acqua di Lourdes, alle giaculatorie che preservano il purgatorio, ai giochini del sangue e delle lacrime delle varie Madonne pellegrine, Međugorje, Ostia e varie. Qualcuno dice di non voler entrare nell'ambito della fede, sfera diversa dalla parapsicologia, ma di fatto l'essere umano che si autoinganna davanti ai truffatori è quello che a quella fede maggiormente è sottomesso. È inutile e fuorviante chiedersi perché le persone si ingannano se non si analizzano i loro processi di crescita e di adattamento al loro ambiente. Gli esperimenti dell'equipe di Morris evidenzia come i trucchi e gli inganni riescono nel loro intento quanto più l'individuo che vi assiste è convinto delle facoltà extrasensoriali. Ed è qui che Morris afferma, quasi scusandosi, tutti insieme stiamo lavorando per sviluppare un modello generale di inganno che comprenda anche il ruolo del contesto sociale alla base di tali atti ingannatori. L'artista della fiducia. La capacità di afferrare l'attenzione degli spettatori e piegarla secondo i propri intenti, tecniche psicologiche attraverso le quali vendere la propria merce, strategie verbali attraverso le quali ottenere fiducia. Tutto questo serve alla parapsicologia, fornendogli uno strumento attraverso il quale smascherare gli imbroglioni assieme ai meccanismi che preparano le persone ad essere imbrogliate. Ricordiamo che la ricerca di meccanismi di inganno non serve soltanto per impedire l'inganno, ma anche per perfezionarlo e migliorarlo. Uno studio è uno strumento. L'uso di quello strumento dipende da chi ha il controllo del contesto in cui quello strumento può essere utilizzato. Uno strumento, rivelatore dei meccanismi dell'inganno, non viene dato alla gente. La gente non ha laurea o dottorati per appropriarsene, ma viene messo a disposizione di chi gestisce la gente. Loro possiedono i dottorati. Non saranno mai strumenti utili per le persone, ma saranno strumenti utili per perfezionare, variare e articolare sistemi attraverso i quali ingannare. Nel corso della storia ci sono stati molti sistemi rivelatori di inganni sociali, fin dai tempi in cui gli scettici dell'Accademia criticavano e incalzavano gli stoici. Pur in difficoltà, questi non rimuovevano la loro struttura filosofica truffaldina, ma la variavano, adattandola, rendendola più efficace nell'appropriarsi degli individui. Saranno i cristiani a rinnovare l'aberrazione stoica, appropriandosene con le opportune modificazioni e depennando, costringendo all'oblio la struttura filosofica degli scettici. Scusate un attimo. Anche se è vero che molte cose che uso io sono vicine al primo stoicismo. Comunque non ha importanza. Partendo da questo presupposto, non esistono elementi cioè facoltà psichistiche, facoltà extrasensoriali, quando uso il termine psi, che siano misurabili o riscontrabili nel mondo della ragione, in quanto gli strumenti, cervello dell'osservatore neutrale compreso, non può essere diversamente, sono tarati sugli elementi conosciuti o descritti nel mondo della ragione. Cioè, se io devo vedere un oggetto, lo tarro rispetto ai miei occhi, magari ingrandendolo all'infinito, ma è sempre della forma che vedono i miei occhi. L'essere umano è divenuto quel contesto in cui oggi si trova attraverso milioni di anni e ha sviluppato le proprie capacità adattandosi al circostante. Se nel corso dell'evoluzione avessimo scoperto dei vantaggi, spostando gli oggetti con la mente o col pensiero, noi avremmo sviluppato la mente o il pensiero con cui muovere gli oggetti. Il muovere gli oggetti col pensiero è considerato una facoltà psi, che non rientra nel mondo della ragione. Qualche effetto si può produrre, specialmente in poltergeist, ma il suo esprimersi si esaurisce in breve tempo. Ogni volta che una capacità psi viene esercitata nel mondo della ragione, esaurisce il centro e l'energia che interviene a produrre quel fenomeno. Questo è un fatto assoluto, cioè sempre accade così. L'unico modo per sviluppare quanto sta avvenendo è quello di ignorare la capacità psi.
o usarla per proprio divertimento o per propri scopi finché il centro produttivo e l'energia non si integrano con l'insieme della vita, nei bisogni e nelle tensioni dell'individuo. Quando l'attenzione diventa ossessiva e bramosa di riprodurre il fenomeno, la capacità di riprodurlo si esaurisce. Quando giunge lo sperimentatore, il fenomeno ha già cessato di manifestarsi e l'individuo che lo produce, per crearsi un po' di credibilità, spesso è costretto a ricorrere a trucchi, anzi sempre. Preso atto di tutto questo, su cosa si può concentrare l'attenzione della facoltà di parapsicologia di Edimburgo? Sui fenomeni di déjà vu all'interno della famiglia, sui racconti di esperienze OBE e sulle esperienze di premorte NDE, cioè su effetti soggettivi di capacità psichica. In altre parole, la facoltà di parapsicologia altro non fa che accumulare dati e storie di OBE, NDE e sincronicità all'interno delle relazioni personali, interpersonali. Morris fa un esempio parlando di un'ipotesi su stati d'ansia di sua figlia, scoprendo poi che il ragazzo con cui stava parlando ha avuto un incidente stradale. Egli vuole spiegare il tipo di indagine. Afferma che se l'ansia di sua figlia non avrebbe avuto ragioni di esserci, in quanto fra lei e il ragazzo non c'erano problemi, la strada era asciutta, né c'era possibilità che succedesse qualche cosa di strano, allora Morris deduce che c'è stata una percezione, cioè la percezione che questo sarebbe successo un incidente. Ma se aveva litigato col ragazzo e questo era partito nervoso o ubriaco, o se c'era un forte temporale, era facile supporre che l'ansia della figlia fosse determinata da fattori ambientali, ad una preoccupazione soggettiva, e non fosse legata alla preoccupazione dell'imminente pericolo cui il ragazzo stava incontrando. In questo caso, questa non era prettamente una percezione, ma poteva essere un fatto normale di apprensione per delle situazioni che si erano svolte precedentemente. Ciò che Morris non espone è il fatto che la sua considerazione della percezione è assolutamente irrilevante. Il fatto si è comunque verificato. Il fatto è che la percezione viene messa in moto non dal fatto percepito, infatti il fatto percepito costruisce la percezione, ma non viene recepita dalla ragione, ma viene sempre imputata a fattori noti. In psicologia esiste tutta una branca di studio sulle proiezioni nel circostante delle proprie fantasie o allucinazioni soggettive. Lo stato d'ansia non viene comunque riferito all'incidente subito dal ragazzo, ma a cause varie e diverse. Tant'è che sono proprio l'idea e l'imputazione a cause varie e diverse che permettono alla percezione di aggirare la barriera del GH che tende ad inibirle. Qua faccio una piccola parentesi, la barriera del GH è un concetto che è derivato dal libro dell'Anticristo. Praticamente è la definizione di una barriera che si frappone fra la parte esterna, fra la corteccia esterna del cervello e la parte più interna del cervello, la parte più antica. In altre parole, noi, siccome ci siamo evoluti da milioni e milioni di anni, noi abbiamo la capacità di percepire il mondo anche quando eravamo esseri unicellulari. Però siccome questa percezione non è utile nella vita quotidiana, esiste una barriera bioenergetica, biologica, che separa quelli che sono gli impulsi attraverso i quali noi descriviamo il mondo che ci circonda con gli occhi, con la vista, con i nostri sensi, dagli impulsi che invece vengono dalla percezione del mondo di quando eravamo forme diverse o esseri diversi. Questa è una barriera che abbiamo. Questa barriera può essere rimossa dall'autodisciplina degli stregoni. Per cui quando parlo di rimuovere la barriera del GH è una barriera che separa la ragione, cioè la descrizione del mondo come noi abbiamo oggi, da un modo diverso di percepire il mondo, per cui anche capacità psi, anche un modo di sentire diverso, anche fenomeni diversi. Questo per inciso, non so se lo rispiegherò ancora. Probabilmente la ragazza sarà in stato d'ansia per il compito in classe il giorno dopo,
L'idea di un compito in classe il giorno dopo permette di il manifestarsi dello stato d'ansia che altrimenti la ragione avrebbe respinto in quanto non in linea con la sua descrizione, cioè non c'erano elementi per cui essere in ansia. Una motivazione apparente e del tutto logica, funzionale alla ragione, permette l'espressione e la manifestazione di una percezione che altrimenti sarebbe stata rimossa, cioè il capire che il ragazzo avrebbe avuto un incidente. L'idea della ragione ha aperto l'espressione di un canale percettivo. Questi meccanismi di sovrapposizione Morris non riuscirà mai ad identificarli. Appartengono a schemi complessi che hanno alla base la modificazione percettiva e intellettuale dell'individuo e nulla hanno a che vedere con l'impostazione accademica che presuppone l'accademico creato ad immagine e somiglianza del Dio che lui incarna come studioso mentre guarda il mondo. Un amico mi diceva, ho parlato di filosofia con un mio amico poco tempo fa, finché si parla di concetti filosofici ci siamo, quando quei concetti filosofici si calano nella vita, cioè arrivano ad incidere sulla vita, allora succede il finimondo. Ricordatevi bene questo. Un'altra cosa di difficile lettura e nella quale indagherà Morris e la sua facoltà sarà la sincronicità fra più persone. In che modo i legami affettivi giustificano e coprono legami psi fra le persone? Per Morris saranno legami affettivi, ignorando che i legami affettivi sono espressioni di legami psi, che possono esprimersi proprio perché sono descritti dalla ragione come legami affettivi. Qual è lo sviluppo della ricerca? Quanto sostengono gli stregoni? La capacità dell'essere umano dell'essere umano nel nostro caso di soggettivare l'oggettività, cioè di esprimere gli stessi bisogni del circostante, di ricercare la stessa soddisfazione dei bisogni del circostante, fondare la propria soggettività con le soggettività del circostante. Morris ipotizza fusioni minime come quelle che avvengono all'interno della famiglia. Proprio per la presenza minima che sorge quasi spontaneamente fra persone con legami affettivi affrontano la stessa oggettività, è possibile pensare, sia pur solo a rigor di logica, la possibilità di inglobare l'intera soggettività. La signora che ha telefonato oggi, quando eravamo qua con Franco, che parlava della relazione fra lei e suo padre e quello che è successo a suo padre prima di morire, non è stato altro che un déjà vu, una vibrazione all'unisono, che però non era nel mondo della ragione, era sul piano energetico. D'altronde, la presenza con la quale ci leghiamo è oggettività nei nostri confronti. E per vivere dei déjà vu è necessario che noi soggettiviamo la persona fondendoci con essa. Esattamente come l'idea di perfezione in filosofia, alla faccia del filosofo che ha espresso il suo convincimento contrario, nasce dall'imperfezione che attraverso le contraddizioni dell'esistenza tende a perfezionarsi e a migliorarsi. La direzione della ricerca conforta quanto gli stregoni sapevano. La via verso l'eternità passa attraverso la capacità di soggettivare l'oggettività. Dal momento che l'oggettività cosciente che ci circonda è l'anticristo, inteso come insieme di tensioni coscienti che tendono a dilatare il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti, la ricerca di Morris, al di là di quello e di come lo cerca, lo porta a cercare le relazioni intime e coscienti fra soggetto e l'oggettività che lo circonda. La capacità di soggettivare l'oggettività è una capacità legata agli esseri umani e si esprime con una certa frequenza nei rapporti interpersonali. Diverso è il discorso per i rapporti che superano i legami affettivi immediati. Là ci vuole una grande volontà d'espansione dell'individuo. Anche OBE e NDE, il termine OBE viene usato per definire la produzione del corpo luminoso, il doppio, il corpo di energia, il corpo eterico, ha tanti nomi, insomma, comunque è il doppio in realtà. Sono, e NDE invece sono gli stessi fenomeni del doppio in stato però di premorte, in stato di crisi, in stato di coma profondo in caso di incidente. Anche OBE e NDE sono espressioni soggettive che difficilmente potranno essere provate e misurate, ma solo raccontate. Il déjà vu
porta l'individuo ad agire. Le sollecitazioni che dall'esterno arrivano vengono interpretate dall'individuo, nel caso della figlia di Morris questo si esprime in ansia, ma il ragazzo potrebbe avere in auto il telefonino e Morris potrebbe telefonare al ragazzo dicendogli di stare attento perché la ragazza era in ansia, modificando in questo modo un possibile evento. Potrebbe concludere affermando che l'ansia della ragazza era fuori luogo, in realtà era opportuna e lui ha agito proprio di conseguenza. L'obe non ci permette l'azione, cioè il futuro si può modificare, è sempre in costruzione, non è determinato, il futuro non è determinato da un dio pazzo. Pertanto, se Morris prende il telefonino, telefona ai ragazzi, stai attento che la ragazza qua sta andando fuori di testa e ha paura che ti succeda qualcosa, il ragazzo magari frena e non fa più l'incidente. L'obe non ci permette l'azione. Infatti io ricordo 15 anni fa, e questa è un'esperienza personale, feci 15 anni fa, sono quasi passati 20 veramente, feci uscire il corpo luminoso e cercavo vendetta per feroci torti subiti. E sono intervenuti esseri di energia per bloccarmi, impedirmi di distruggermi. Più o meno quanto ricordato da Morganti, quando nella sua relazione il Buddha impedisce al monaco di volare perché la via è un'altra cosa. Non si può legare l'attività del corpo luminoso alle tensioni provenienti dal quotidiano della ragione, lo si distruggerebbe. Dell'obe se ne può solo parlare, anche se non è escluso che Morris trovi qualche individuo che glielo dimostri, esprimendolo, consentendo a Morris di formulare delle ipotesi, ma distruggendo la capacità dell'individuo che glielo ha dimostrato. Questa è un'eventualità molto remota, eh? Per l'NDE il discorso è uguale, si possono registrare delle storie ma nulla di più. Chissà, forse un giorno con maggiori finanziamenti la cattedra di parapsicologia può insediarsi in un ospedale di una grande città e cercare indizi nelle sale di rianimazione. Lo studio di Morris ha individuato un punto importante, gli effetti psi si possono ottenere solo quando le persone riducono al silenzio la propria ragione. Morris utilizza la tecnica Ganzfeld in aggiunta al rilassamento progressivo. Riuscire a lanciare immagini o messaggi psi mentre si sta parlando o facendo altre cose è molto più difficile. In queste pratiche sono pratiche di trasmissione del pensiero, trasmissione immagini con le carte Zener. E si ottengono dei risultati soltanto quando l'individuo che lancia il messaggio o riceve il messaggio delle immagini si riduce al silenzio, riduce la propria mente al silenzio. Morris ha parlato dei lavori di Catherine Watt, che non me la ricordo più, nei quali evidenzia come i risultati migliori siano ottenuti da quei personaggi più disponibili e meno scettici, gli altri sono schermati o corazzati. Morris termina la sua relazione elencando le altre aree nella quale alcuni sperimentatori stanno lavorando nell'ambito della sua facoltà, tecniche atte a sviluppare capacità psichistiche. Non ha dato grandi risultati, ma ha permesso di dichiarare false molte tecniche proposte. Cioè, un tempo fa c'era la moda della dinamica mentale e la dinamica mentale non solo ha fallito, ma ha fatto anche dei disastri. Altre cose, tipo quelli che praticano i dianetici, fanno più o meno le stesse cose. Tanto per sé. Cioè, sono molto palliative, ecco, questo. Due, tentativi di influenzare attraverso l'attività mentale il funzionamento di attrezzature elettroniche. Hanno ottenuto risultati molto deboli. 3. Tentativi da parte di un agente di influenzare la fisiologia del corpo di un soggetto ricevente situato a diverse stanze di distanza, e anche qui qualche risultato lo ha dato, ma molto debole. E un ultimo filone riguarda la storia e il contesto sociale del criticismo nella psicologia e i metodi impiegati nell'analisi parapsicologica. Come si può notare, tutti i campi di ricerca non sono volti a promuovere lo sviluppo dell'uomo psichistico, ma sono volti ad appropriarsi di armi attraverso le quali trasformarsi in psichisti. Quali sono i passaggi? Quali sono i metodi oggettivi?
Come ripeterli e renderli omogenei e funzionali? Dietro la ricerca parapsicologica si nasconde innanzitutto il desiderio di scoprire le azioni truffaldine e nello stesso tempo di appropriarsi di quanto può servire. Io non contesto l'intenzione degli esseri umani. Cristoforo Colombo scopre le Americhe e gli Indios vengono massacrati. Livingstone apre le vie africane e 200-400 milioni di individui vengono venduti come schiavi nelle Americhe. Non ho la minima difficoltà ad accettare il fatto che Morris e la sua equipe accerti la falsità delle tecniche adottate per aumentare le capacità psi. In realtà le capacità psi sono o espressione di crepe nel controllo della ragione o effetti nello sviluppo del corpo luminoso. Normalmente, quando il corpo luminoso si sviluppa, è estremamente attento a non farsi usare o sottomettere dalla ragione. Morris, come quasi tutti i ricercatori, pensa l'essere umano come creato ad immagine e somiglianza di Dio pazzo, un essere definito, non pensa ad un essere divenuto e in continuo divenire, non vede un processo di trasformazione continua cui l'essere deve seguire per svilupparsi. Questo è il difetto di quasi tutti i relatori al congresso. I ricercatori non sono davanti degli esseri umani che cercano la propria libertà, che divengono trasformandosi, ma sono davanti a degli individui il cui desiderio è dimostrare che la parapsicologia è una cosa seria e pur di ottenere ciò sono disposti a tutto. Questo vale anche per il suo contrario, negare ogni effetto per negare la parapsicologia. La ricerca universitaria diventa patrimonio del comando sociale e Morris si guarderà bene dal metterlo in discussione. Così quando Morris dice nella sua relazione: «Tutti insieme stiamo lavorando per sviluppare un modello generale di inganno che comprenda anche il ruolo del contesto sociale alla base di tali atti ingannatori», si guarda bene dal citare il ruolo truffaldino coercitivo della religione cristiana, sia protestante, anglicana o cattolica. È prudente quando si tratta di affrontare l'inganno che non sia quello del maghetto truffatore, ma socialmente impotente. Egli è servito al comando sociale, sia come struttura universitaria, sia nella figura delle chiese cristiane. Questo atteggiamento, sia pure comprensibile, lascia perplessi sui fini della ricerca. La ricerca di Morris diventerà un'indagine sulla percezione soggettiva, ma non riuscirà a stabilire l'oggettività della ricerca in quanto questa non esiste. L'oggettività è la possibilità dell'essere umano di sviluppare la sua soggettività. Non è oggetto di presenza da analizzare, non è oggetto da presentare, è possibilità dell'individuo. Per qualche motivo che Morris ignora, alcuni individui sviluppano delle percezioni soggettive di Obe, di NDE o di déjà vu, ma molti altri individui ignorano questi fenomeni, giungendo non solo a negarne l'esistenza, ma a combattere chiunque afferma di affrontare simili fenomeni. Affrontare fenomeni soggettivi mette in discussione l'oggettività della creazione, impone una responsabilità soggettiva come fondazione del proprio divenire. Indica la responsabilità del comando sociale nella distruzione della soggettività degli individui. Di tutto questo parleremo sviluppando gli oratori e nelle conclusioni finali. Bene, questa è la relazione commentata di Morris, che ha fatto al primo congresso di parapsicologia tenuto nel maggio del 97 a San Marino. Di questo convegno ve ne ho già parlato 2 anni fa, dopodiché ho preso tutte le relazioni, le ho commentate e ho tirato delle conclusioni. Il risultato di tutto questo è i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria dal paganesimo politeista. È un libro che sarà messo anche quello in vendita per aiutare la radio sabato 30 ottobre in conferenza. Naturalmente il libro analizza relazione per relazione, soffermandosi là dove è più importante per la stregoneria, e tira tutta una serie di conclusioni. Cos'è in sostanza l'Università di Parapsicologia ha scoperto? Ha scoperto che esistono soltanto 3 forme di parapsicologia che sono importanti, e sono 3 forme soggettive, cioè la percezione umana nelle relazioni con gli altri esseri,
cioè fra l'uomo, il mondo che lo circonda, ma anche all'interno della sua famiglia o delle persone che ama, con cui ha relazioni. Obe, cioè la capacità dell'essere umano, o almeno di alcuni esseri umani, di produrre un corpo luminoso, cioè di avere sensazioni diverse da quelle date dai cinque sensi, e le sensazioni di NDE, cioè il fatto di trovarsi al lato della morte in situazioni molto particolari, tipo quello di estraniarsi dal corpo, di avere levitazioni, di osservare la sala medica, di percorrere un tunnel, di arrivare in certi luoghi e così via. Dopo le elencheremo andando avanti queste cose. In pratica scopre, Morris non fa altro che scoprire ciò che afferma la stregoneria, cioè esiste la possibilità di trasformarsi soggettivamente, di percepire il mondo in maniera diversa da quello che viene percepito dai sensi. Percepire il mondo in maniera diversa da quello che percepiscono i sensi significa avere una diversa descrizione del mondo, significa sottrarsi dal mondo della ragione, significa aumentare i fenomeni con cui costruire il giudizio, significa costruire un modo diverso con cui relazionarsi col mondo. Però non è una cosa oggettiva, cioè non è una verità a cui le persone devono aderire, ma è un percorso di libertà, cioè un percorso di trasformazione dell'individuo. Ed è quel percorso di libertà che è conosciutissimo, per esempio, dai cattolici. Solo che i cattolici, conoscendo il percorso di libertà, costruiscono l'altro percorso, cioè il percorso nero, il percorso della magia nera, il percorso della sottomissione. Cioè praticamente educano il bambino in modo tale che non possa più espandere se stesso, lo costringono a pregare, lo sottomettono. Naturalmente questo è meno grave oggi che non 10 anni fa, 20 anni fa, 100 anni fa, 200 anni fa, 600 anni fa. Perché? Perché le lotte sociali, le lotte di liberazione, le esigenze del capitale, le esigenze della società, eccetera, hanno aperto spazi diversi. Per esempio, i carcerati inglesi non hanno più dovuto lavorare quando erano carcerati perché le industrie del cotone non volevano la concorrenza di manodopera a zero lire, per cui esigenze sociali hanno stabilito un criterio diverso di relazione dell'individuo. Pertanto le esigenze sociali hanno impedito molti aspetti della sottomissione imposta dai cristiani. Questo è importantissimo da sapere. Allora, se i cristiani hanno diminuito la ferocia della sottomissione, è chiaro che le sensazioni di déjà vu, le sensazioni di obe, cioè di espressione del corpo luminoso, le espressioni di NDE sono aumentate. Ma perché noi sappiamo che le espressioni di NDE sono di esperienze di premorte sono aumentate? Perché ci sono le automobili. Cioè, l'esperienza NDE avviene quando l'individuo in uno stato di premorte ha delle esperienze di alterazione della percezione, di fluttuazione del corpo luminoso e altre. Però per ottenere questo tipo di esperienza sono necessarie due condizioni. Prima di tutto la condizione di premorte e secondo che l'individuo abbia il corpo luminoso, cioè che non sia completamente sottomesso a quello che è la religione cristiana. Cioè significa che sia già pronto per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Allora, da un lato le lotte sociali impedendo la sottomissione, cioè impedendo all'individuo di essere completamente sottomesso, ha permesso una percentuale maggiore di individui che hanno un corpo luminoso. Dall'altro lato l'arrivo dell'automobile, gli incidenti stradali hanno aumentato la quantità di individui in stato comatoso, per cui hanno permesso ai pronto soccorsi, hanno permesso alle cliniche eccetera di avere una casistica, un numero di casi maggiori su cui affrontare l'attenzione. Naturalmente la quantità di casi maggiori ha permesso l'individuazione di tutta una serie di storie che comparandole hanno portato a capire che esiste questo. Pronto? Questo è il motivo per cui noi sappiamo questo. Cioè, pronto? Miseria. Pronto? Sì? Allora, queste cose ci hanno permesso di capire
come esistono questi meccanismi. Questo ci hanno permesso. Pronto? Tutto questo è avvenuto perché, sottraendosi dalla sottomissione, sottraendoci dalla sottomissione, ciò ci permette di costruire il Dio che cresce dentro gli esseri umani. Va bene? Va bon. Allora, io vi ho raccontato questo e adesso, trasmissione per trasmissione, con i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista andremo ad affrontare. Poi arriveranno i medici chirurgi, il medico rianimatore che porterà le sue esperienze, arriverà il terrorista del Chris Morganti a raccontare un po' di puttanate, naturalmente commenteremo anche quelle, commenteremo effetti di studiosi sono stati anche in Africa, Bianchi è stato anche in Africa e ha avuto esperienze di stati comatosi dovuti all'assunzione di una droga molto particolare che lui studiava per una società farmacologica ed è l'Iboga che conduce a stati comatosi molto gravi e vedremo che tipo di esperienze c'era e quali sono le conclusioni che si tirano anche da queste cose e così via. Cioè ogni testimonianza, ogni studio porta una serie di dati che confrontati con l'esperienza della stregoneria dimostrano come la stregoneria sia l'unica forma reale attraverso la quale l'individuo può affrontare la vita. Basta, cioè no, non esistono alternative a questo. E andando avanti, giovedì sera, dimostreremo relazione dopo relazione come le due cose siano reali. Cosa abbiamo visto stasera? Cioè Morris stasera ci ha spiegato in cosa consiste la truffa, l'inganno, come si predispone l'inganno, cioè c'è un sistema di inganno, un sistema sociale che predispone l'individuo ad essere ingannato. L'individuo si predispone ad essere ingannato e naturalmente lui che è predisposto ad essere ingannato può anche pensare che forse può ingannare qualcuno. Cioè questi giochi di trasposizione personale, cioè lo schiavo che vuole diventare schiavista o lo schiavista che è schiavo perché solo uno schiavo può fare lo schiavista, sono delle trasposizioni che sono abbastanza comuni, cioè anzi sono sempre così, per cui ecco il truffato e il truffato che a un certo punto dice: siccome io conosco soltanto la vita del truffatore, siccome io sono truffato posso truffare gli altri, cioè questa trasposizione mentale. Però in realtà che cosa abbiamo noi? Abbiamo tre cose che scopre Morris. Morris scopre, prima di tutto, che la percezione dell'uomo, quel mondo che li circonda, è diversa da come descritta dalla ragione. Allora questo c'è la possibilità di aumentarla. Ci sono degli uomini, non tutti gli uomini riescono a farlo, però abbiamo una serie di storie di Hobbes, di sviluppo del corpo luminoso, e ci sono una serie di storie che confermano l'oggettività di questo. Chiaramente sono esperienze soggettive, ma quando le esperienze soggettive diventano tante, significa che c'è un quid, c'è un elemento all'interno della specie che porta a questo. O comunque questo elemento è presente all'interno della specie. Dopodiché abbiamo le esperienze NDE, abbiamo le esperienze di premorte che ci danno un altro fattore, che ci danno un altro elemento di tutto questo. Allora, tutte queste cose messe insieme, noi troviamo che l'individuo ha delle cose, è in possesso di fattori che sono diversi da quelli che è la ragione. Però sono fattori assolutamente soggettivi. Cioè non sposta le montagne, non dice le montagne gettati in mare, ma può percepire come dietro l'angolo della strada ci sia un pericolo. Allora abbiamo un individuo che è in grado di espandere se stesso, ma non dice le montagne gettati a mare. Cioè questa è una stronzata. Però se ha un cammino di libertà, può liberare la sua percezione. Può riuscire a capire cosa c'è dopo, può avere gli stati che gli permettono di mettersi in allarme di quello che può succedere, può avere la capacità di organizzare le cose prima che queste lo travolgono, può spostarsi da sotto il vulcano prima che il vulcano vomiti, cioè può avere la capacità dell'azione che prevede le situazioni critiche e così via. Ma questo non è una capacità dell'individuo, ma è un'acquisizione che ha l'individuo espandendosi nella vita.
l'individuo si espande nella vita, espande la sua libertà, e nell'espandere la sua libertà espande la sua percezione. Questo è in sostanza il discorso. Ma Morris non può fare questo, perché per Morris l'individuo è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone. Se Morris afferma che l'individuo è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, ci sono delle cose da cercare. Noi sappiamo che l'individuo non è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, per cui sappiamo che non ci sono delle cose da cercare, ma c'è una libertà soggettiva da costruire. C'è un percorso di libertà da costruire e determinare. Questo è ciò che ci mette in contraddizione con Morris, che ci mette in contrapposizione con gli studi di parapsicologia. Noi abbiamo individuato l'essenza fondamentale di questo sistema sociale. O gli uomini costruiscono un sentiero di libertà, o gli uomini percorrono un sentiero di autodistruzione e di sottomissione. Non esiste nessuna terza via. La terza via qual è? La terza via è quella che l'uomo viva la sua vita senza porsi il problema. Per cui se avrà condizioni favorevoli ce la può fare, se non avrà condizioni favorevoli non ce la farà. Questa è soltanto la terza via. Va bene, questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ho cominciato a leggere i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista e vi do appuntamento per giovedì prossimo, ricordandovi la conferenza che terremo sabato prossimo qui in radio Gamma 5 alle ore 17. Se qualcuno vuole partecipare anche alla pizza, se qualcuno vuole venire con noi a mangiare la pizza, non è una cosa obbligatoria, noi prenotiamo un po' di posti, staremo a vedere quanti poi ne occupiamo, mettetevi in contatto con le persone oppure lasciate dire qualcosa qui in radio, ecco. Giovedì prossimo sarò ancora in radio, mi date un colpo di telefono e vediamo quante persone verranno. Bene, grazie per l'ascolto, vediamo un altro, pronto? Sì? Ciao. Ascolta, mi fai un favore? Dimmi. Mi dici qual è il titolo della sigla della tua trasmissione? Magia, Stregoneria, Paganesimo. No, la sigla. È il Per Gynt. Il Per Gynt. Per Gynt? Sì. Sai che in questo momento non mi viene più in mente. Comunque è un'opera classica. Sì, Grieg. Grieg, sì. È il terzo pezzo, quando Per Gynt si rifiuta di mettersi la coda. Ho capito. Potevi infatti è una fuga per la libertà. Cosa? Potevi mettere l'apprendista stregone, no? Va bene, dai. Vabbè, scusa, un'altra domanda. Sì, devo lasciare la radio però, dimmi veloce. Come? Devo lasciare la radio, dimmi veloce. Sì. Secondo te esiste la reincarnazione? No. Non esiste? No. Va bene. Ok, grazie. La vita è un'occasione per costruire la propria eternità. Grazie ancora per l'ascolto, lascio la trasmissione ai ragazzi che sono arrivati a fare musica e vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Ciao a tutti e a risentirci.